Eccoci ancora per un altro appuntamento con il seminalibro. Innanzitutto mi scuso per il video precedente, quello sul magico potere del riordino. Mi sono accorto che a volte la voce non era in sincrono con il labiale, ma penso dipenda dai potenti mezzi dei quali io dispongo, c'è cioè una webcam assolutamente non adatta, magari quanto prima correrò ai ripari. Questa volta sarò un pochino più breve, anche se vi parlo di un libro che io ho amato moltissimo, che ho consigliato o regalato. Il libro è Sinfonia Leningrado di Sarah Quigley, pubblicato da Neri Pozza, tradotto da Chiara Brovelli. È uscito qualche anno fa in Italia, nel 2012. Sarah Quigley è una neozelandese. Al momento in Italia è stato pubblicato solo questo libro ed è veramente un peccato perché è un libro veramente, veramente molto, molto bello. In breve, di cosa tratta? 1941, Leningrado sotto l'assedio delle forze naziste, quindi la guerra, la fame, la morte, ma in tutto questo c'è un barlume, una scintilla, che è quella della musica, perché Shostakovich sta scrivendo la sua settima sinfonia, la sta portando a termine, e affidano il compito di suonarla per la prima volta a Leningrado. All'orchestra di Leningrado, naturalmente, il cui però direttore, quello ufficiale, ovviamente è riuscito a scappare sotto la guerra. Quindi il suo sostituto, tale Elia, Karl Ilyich Eliasberg, si trova con questo carico importante di proporre per la prima volta una sinfonia importantissima di Shostakovich. E lui è un piccolo uomo, però è un piccolo uomo che durante le prove deve motivare la sua scalcagnatissima orchestra, perché ovviamente ci sono persone che muoiono per la fame, persone che non ce la fanno andare alle prove, però lui trasmetterà l'amore e la passione per la musica e con l'amore e la passione per la musica riusciranno, non sto facendo spoiler naturalmente, riusciranno a portare in scena finalmente a portare la prima esecuzione della settima sinfonia di Shostakovich. C'è ovviamente anche una storia d'amore, ma non è una storia d'amore sdolcinata. È un libro scritto veramente molto bene. Mi viene da pensare a volte ad alcuni scrittori russi per la profondità psicologica, per la scrittura, per le corde che riesce a toccare l'autrice, perché arriva veramente a farci sentire, percepire l'amore per la musica, l'amore per la musica che riesce a sconfiggere la guerra, a sconfiggere la fame. Ci sono questi musicisti stremati che arrivano alle prove, ma poi nel momento in cui iniziano a suonare, si illuminano. E volevo leggervi solo una piccola parte del momento in cui viene eseguita la sinfonia e viene tratteggiato il ritratto di questo, viene tratteggiato il ritratto di questo direttore d'orchestra che durante le prove è sempre stato un po' schiacciato da chi l'ha preceduto, da questa incombente esecuzione, questa giornata veramente per lui difficile, però con la musica riesce comunque a liberarsi e a esprimersi. È proprio il finale dell'esecuzione. L'agitazione dei fiati, gli archi martellanti che suonavano all'unisono, le doppiette dei tamburi e infine un lungo momento di silenzio e la liberazione. Da dove era saltata fuori quella forza? Era come se ai musicisti fosse stata infusa l'energia dei compositori le cui opere erano risuonate tonanti in quella sala. Borodin, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Scriabin, Stravinsky, Glazunov, per non parlare di tutti i direttori che si erano trovati sul podio come uomini soli davanti a un plotone d'esecuzione. Mravinsky, che aveva portato alla conclusione la quinta di Shostakovich tra applausi roboanti, e quasi 50 anni prima Tchaikovsky, che aveva diretto la sua sesta 9 giorni prima di morire. Tutti quei personaggi irrequieti, saccenti ed egoisti erano lì, schierati alle sue spalle, ma non rappresentavano più una minaccia. Elias lasciò cadere la testa in avanti, la fronte imperlata di sudore. Per la prima volta in tutta la sua vita si trovava al loro fianco e non di fronte a loro come un avversario. È un libro che consiglio non solo agli amanti della musica, agli amanti dei bei libri e delle parole scritte bene.